Menzo, un saluto. Ciao. Appena svegliati, secondo giorno, è sabato. Xander è ancora tra le braccia di Morfeo. Di cazzo magari è eccomi qua. Magari fosse Morfeo. Niente ragazzi, adesso andremo... Però non c'è più Morfeo. Fare colazione e poi... No, io no. Lui no, perché è romano. No, non lo so di subito. E... poi andremo alla Games Week a vedere un attimino com'è la situazione, perché è relativamente presto, sono 7:30. Allora ragazzi, eccoci qua, mattinieri, con Menzo in braghini e maglietta nonostante ci siano 12 gradi probabilmente. Xander che imita Alex Schwarzer. Allora ragazzi, come siamo messi? Male. Sono un po' in ritardo. Un po' in ritardo, abbiamo dormito malamente. No, abbiamo dormito bene, ma che saranno 7 gradi. No, ho detto 12 io. No, vabbè. E lui è così. Va bene ragazzi, ci stiamo incamminando in fiera e vediamo com'è la situazione ora che sono un quarto alle 9 più o meno. Andiamo. Uncharted 4. Sì, Uncharted 4 sì. Subito, dai. Andiamo a giocare col drink. Già carico. Beh, vuoto. Oh, sì, dai, abbastanza vuoto direi. Allora ragazzi, eccoci qua. Abbiamo provato For Honor e The Division. Prove che mi hanno lasciato un po' così. A loro For Honor è piaciuto. A me è piaciuto. Piaciucchiato. Allora, poca roba. Ma sapete cosa? Solo a me è sembrato una sorta di MOBA, perché la meccanica è quella, cioè gli omaccini, vai su di punti, più ci sono gli altri 4 contro 4. Sì, è vero, ci avevo pensato. E però non lo so, l'ho trovato un po' legnoso, un po'. Poi vabbè, anche lì l'idea del che se sei in 4 e vai contro uno, fai 4 contro 1 e diciamo lo hai proprio. Veramente bene, perché quel tizio che coordina la squadra, che ti spiega magari. Beh, lì però era proprio per lo stand quello. Sì, sì, no, intendo quello di l'architettata, va bene, è quello, è il modo migliore per presentare un gioco del genere. E infatti mi sono divertito tantissimo. Il gioco mi piace, l'ambientazione mi piace, il gameplay mi piace, anche se è un po' macchinoso, ma fa parte del fatto che sono cavalieri con armatura. Certo, però fa la capriola, per dire, quindi è un po'. Comunque ci vuole un po' di tempo per prendere confidenza con i comandi, ma secondo me se hanno 4 altri amici in cui giocare e si prende anche con confidenza, diventa veramente un bel gioco. Sì, direi titolo solo da giocare in compagnia, rigorosamente con lo studio utilizzato. E no, la cosa che volevo segnalare è che per essere un gioco Ubisoft molto strano. Per essere un gioco Ubisoft è molto strano che tecnicamente non sia buono. Considerando che esca un anno probabilmente. Sì, ha detto 2016 avanzato. Probabilmente l'anno prossimo. Quindi... la build era pulita, tecnicamente neanche malissimo. No, senza cali, fluido, bello, senza glitch, insomma. Sembrava, non dico definitivo, però era giocabile. A parte che era una mappa, una modalità, quindi magari l'hanno costruito che solo se quella. Se e... esce così, tecnicamente abbiamo. Era quella delle tre, tra l'altro. Era la mappa delle tre. Era la mappa delle tre. E poi The Division. E poi tutto il contrario The Division. Allora, a lui ha fatto. Allora, come gameplay è un classico TPS. Si ammazzano. Come gameplay. TPS classicissimo. Classico TPS, coperture, gadget, armi, quant'altro. Tecnicamente downgrade a bestia, ma a bestia, no, bestia, no, bestia. No, bestia no, proprio. Appena l'ho acceso, appena l'ho iniziato, ho visto proprio. Cioè, tu grito era. Texture sgranate. Sì, era tutto spento, sì. Spoglio. Proprio. Sì. Modelli quadrati proprio. Vi ricordate quello visto un anno? Ecco, dimenticatevelo, perché poi ci hanno detto è un alfa, ci sono parati il culo, però è Ubisoft, quindi secondo me tecnicamente non andrà. Spec Ops The Line su PS3? No, i tasti erano migliori i comandi. No, dico graficamente. No, erano migliori qua di Spec Ops. Comunque graficamente osceno. Mi è piaciuto invece tanto il sonoro di la campionatura delle armi, l'ambiente, il fatto che spari, mi è piaciuto. A me è sembrato forse un pochino troppo un gioco un po' fine a se stesso per certi aspetti. A me non mi piaceva il fatto che il tizio di Ubisoft per spiegare diceva sempre un po' come Call of Duty, un po' come Call of Duty. Ecco,
questo è vero. E non è una bella cosa. Cioè, sembra, anche se in realtà. Anche se è molto più di squadra questo. Sì, eh? Esatto, questo piace più quello. Però no, sì. È che continuava a dirsi. Tu prima hai detto senza un senso. Mentre su For Honor aveva un senso girare insieme. Questo diceva girate insieme, lo diceva tanto per dire. No, io poi in un certo momento mi sono staccato dopo io, li ho girati e li ho fatti sì. Esatto, quindi quello non è vero caso di giocare di squadra. Sì. Mentre su For Honor aveva molto più senso. Più che altro di diverso da Conan, che teoricamente dovrebbe essere un open world, quindi. Però anche qua la meccanica era vai lì, ci sono tre squadre, arriva un elicottero. Cioè, mi sembra tutto un po', ripeto, fine a se stesso, anche i nemici. Ah, ci sono gli incendiari e gli altri. Ok, però mi è sembrato un attimino. Se il gioco è questo, mi sì. In modi molto migliori per spendere i soldi, sono 20 minuti. Sinceramente anche a me. Niente ragazzi, dai, adesso. Io lo provo, però non come gameplay non è male The Division, però ripeto, io non trovo il senso e tecnicamente è disastroso, possiamo dire. Esatto. Niente, dai, adesso torneremo magari a fare un giro all'Unieuro e vedremo se riusciremo a provare qualcosa, anche perché abbiamo visto che Uncharted non è provabile, Horizon non è provabile, Fallout non è provabile, mi sono dimenticato di dirlo ieri, siamo entrati da Fallout, video parte, ed è quello delle tre, neanche quello di Polonia, la conferenza proprio col Uncharted e Horizon, sì, ma quello è mi sta crashando la mano, quindi direi che possiamo andare, a dopo ragazzi. Un saluto al volo. Ciao! Quanta gente c'è oggi? Sta già aumentando però. Troppo, tanta. Allora, siamo in fila per provare PlayStation VR. Guarda la fila dietro, guarda chi abbiamo. Alza, alza. Farenz, Viper, Fritz, Dottor A, voi tutti quanti. Dopo andremo a chiedere. Ah, volevo far vedere Luigi ma. Aspetta, no. Abbastanza impressionante, nel senso che effettivamente l'idea di essere veramente
piccola riflessione. Va bene così. Fare una piccola riflessione con voi per capire perché ci siano delle file così grandi su titoli. Su titoli i quali sono già uscite delle beta pubbliche, tipo Star Wars Battlefront, di Black Ops 3, file mastodontiche. Alexander alle prese con un'ardua scelta. No, non si vede. Vabbè. Sta votando. Non inquadriamo cosa vota. Piega e metti via. Vabbè, allora. Non l'ho piegato. Io l'ho piegato. Vai, facciamo quelle lezioni. C'è un battle per un bisogno di division. Dai, metti. Bene ragazzi, quindi siamo qui in macchinata tutti e tre, come potete vedere, video diciamo conclusivo con le ultime opinioni, impressioni sulla fiera. Com'è andata quest'anno? Dicevo, sono contentissimo io, cioè ho trovato quello che volevo, Guitar Hero, i giochi che volevo provare li abbiamo provati. Forse sono Fallout anche lì, provarlo, esce domani. Non è che me ne frega molto. Vabbè, forse non c'era niente di eclatante, di spettacolare, diciamo, dai. Per noi che siamo stati alla Gamescom effettivamente di nuovo c'era quasi niente. Sì. L'unica cosa nuova era For Honor e VR. Io che sono stato alla GameStop, non ho trovato niente di orco boia, di eclatante. L'anno scorso sarà di? Eclatante. Perché quell'orca boia di mezzo? Perché sei stupito della parola che stava per usare. No, dell'orca boia. No, però è vero. Cioè, sarà che l'anno scorso era stata la prima volta. Io però devo dire che mi ha saltato veramente tanto VR.
non me l'aspettavo così bene. For Honor anche nel suo piccolo, ma VR proprio è... VR ero curioso, cioè di provare comunque un visore, scettico. Finalmente lo abbiamo provato. Scettico, la prima volta provato, è stata la prima volta con un visore. Bello. E come manifestazione in sé? Più organizzata. Più organizzata. Più spaziosa, YouTube è l'affanculo al piano di sopra. Diviso in due piani, ovviamente, quindi piano di sopra e YouTube. È bello che noi stiamo, facendo sta, stiamo dicendo sta cosa, YouTube è l'affanculo al piano di sopra in un video su YouTube, noi che siamo YouTube. Sì, ma noi, YouTube. Vabbè, siamo in categoria. Sì, quelli sfigati. Quindi non di merda. E basta. E cioè, ma come? Safa, le sue video. No, vabbè, merda. Adesso. No, Mergo, dai. Manifestazione, ripetiamo, organizzata meglio. C'è sempre più gente, però. Nonostante abbiano spezzato... Sì. È sembrata più la fiera. Presenza femminile. Esatto. Presenza femminile. La fiera di tutti. Anche se per motivi diversi rispetto a Colonia. La fiera di tutti. Beh, si andava dai 4 anni a 60. Cioè, c'era veramente una. Anche più gamma... cosplay ho visto quest'anno. Sì. Sì. Non fatti. Però. Cioè, cosplayini, dai. Tipo Master Chief di cartone. Esatto. Vabbè. Vero, io pensavo più quello che quelli che. Tu se l'hai fatto da solo, eh. Quello cioè, se l'ha fatto lui, no? Figo. Quello è vero. Andato col pennarello. No. Andrebbero forse valorizzati un po' di più. Diciamo che non è la fiera giusta. Era giusta è Luca, no, chiaramente a livello probabilmente mondiale per i forse qualcun altro in Giappone, però organizzati discretamente, soddisfatti tutto sommato anche di come siamo stati trattati coi pass, tutto sì, quanto, quest'anno più si va avanti col tempo meno potere avrà il pass. Sì, blog. Più che altro quest'anno hanno spezzato blog e giornalisti, cioè blogger e giornalista li hanno spezzati, li facciamo vedere. Vabbè, probabilmente li avranno già visti, però li hanno spezzati. E in realtà forse era la stessa roba, in realtà, da quanto abbiamo capito, mi pareva, non so. No, il giornalista mi sembrava più... Più potente. Più potente. È importante questa roba ai fini del video. No, però stavo parlando. Niente. Ciao! No, ciao, non lo so. Ci torneremo l'anno prossimo? Sì. Sì? Sì. Sempre, ovviamente io sì. Sempre, ma ovviamente bisognerà valutare l'organizzazione, i giochi, tutto quanto. L'unica cosa, l'ultimissima... Tetamoto? Secondo me c'erano tanti giochi, perché se vi ricordate l'anno scorso c'era in un piano tutto quanto, quest'anno hanno diviso e il piano sotto era comunque pieno, quindi di giochi ce n'erano, però c'erano meno postazioni per gioco, secondo me, tranne COD e Battlefront, che guarda caso sono uscite le beta e tutto quanto, c'era la fila più lunga lo stesso, incomprensibile, sì. Per quanto mi riguarda, incomprensibile, però è andata così. Va bene. Grazie a tutti della visione, ragazzi. Vediamo così. Ah, devo spiegare l'anno prossimo. Questa cosa è perché ogni volta che qualcuno parla del VR fa questo gesto, inspiegabilmente. Eravamo in fila. Anche Saf l'ha fatto involontariamente. No, involontariamente. Stavo parlando anche con un ragazzo per fargli faceva così. Tutti fanno così. Ma c'era tanto baccano. Cioè, eravamo in fila, la gente passava davanti e faceva così. Questa sarà la miniatura del guarda! Video. Guarda! Si può provare? Dai, la miniatura del video, vai Saf. Perfetto. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, grazie per aver seguito questa maratona interminabile. Dobbiamo soffocarla. Aspetta un attimo di parlare. Ciao. Bene ragazzi, ed eccoci qua. C'è la polizia. C'è la polizia. Abbiamo scaricato Xander e stiamo tornando a casa, siamo in autostrada. Abbiamo qualcosina da aggiungere. Nota di organizzazione. Tutto quello che abbiamo detto poc'anzi, quindi in conclusione del video. Ah, tra l'altro, se volete vedere e ridere probabilmente del video di prima, vi ho fatto vedere che nel montaggio ho messo il pezzettino finale, ma in realtà quel video lì sarà lungo una mezz'oretta. Se volete vederlo, l'ho caricato integralmente sul mio canale a parte, quindi c'è anche... Anzi, non l'ho caricato, lo caricherò, perché questa parte qua va agganciata. Rendetevi conto del casino mentale del quale... Solo le nostre menti possono pensare una cosa del genere. Quale siamo in questo momento. Comunque, cosa abbiamo da aggiungere a tutto quello che è stato detto? Allora, Games Week è più organizzata, vero, hanno diviso youtuber e giochi e tutto quanto, però siamo usciti un po' con l'amaro in bocca, nel senso che, forse perché è il secondo anno e non c'è più la magia della prima volta, diciamo, non c'è stato quel gioco, quella cosa nella fiera che ci abbia colpito particolarmente. Esatto. Ne stavamo proprio parlando, abbiamo detto, cavolo, ma registriamole ste robe, così chiudiamo il video. Ed è pace fatta. Tra l'altro qua c'è un bivio, uno svincolo, no? Bologna? No, io te devi andare a casa Venezia, tua, non a casa mia, in effetti. E insomma, niente ci ha lasciato sorprese. Più che altro, porca madonna! Io, ragazzi, qua è un attimo, non puoi distrarti un attimo che la telecamera prende il volo. Comunque. Dio.
No, va bene, l'importante è qui che si senta. Alla fin fine. Eccoci. Si spezzano. E non ci ha colpito nulla. La fiera in sé, dicevamo, ci ha dato quasi fastidio in realtà, la presenza martellante, eccessiva, un po' troppo pompata degli youtuber. In parte magari, che poi non è vero, stavo per dire una scemenza, perché dico in parte portano in alto, diffondono il settore videoludico, in realtà non è vero, perché diffondono quei tre giochi che fanno loro, quindi la gente che va lì non va lì per provare Cuphead o per provare Mirror's Edge, ma va lì probabilmente per provare COD, Battlefront, i giochi che gli youtuber... Diciamo che secondo me più che proprio loro come persona, col fatto che l'hanno divisa in due piani, la cosa stava più martellante, è stato il merchandising. Stand, il merchandising, cioè sono youtuber che vendono, piacciono e quindi vendono proprio anche come immagine. E quindi diciamo proprio cioè, la persona la che urla, vede a comprare la maglietta, il cappellino. Una cosa che veramente... Per chi mi segue sa come la penso io, è stata una sofferenza. Sì, quello è stato troppo, eccessivo. Troppo, eccessivo. Troppo, troppo. Cioè, a me stanno sul cazzo, lo sapete, perché diffondono... cazzo, c'è un calore bestia. Mi fa caldo, stavo pensando anch'io. Perché fanno disinformazione, pubblicizzano i giochi pagati, rincoglioniscono i giovani che poi... Però, dico, vabbè, però cazzo, a questi livelli no. Cioè, puoi vedere i giovani, giovanissimi, che... fanno rissa quasi per strappare una magliettina, un autografo, una foto, è veramente, cioè sembrava di essere a un concerto di Justin Bieber, dicevamo, anche tante ragazze, ma ragazze che non sono lì come a Colonia per provare il gioco, ma sono lì per lo youtuber, per il divo, tra virgolette, è questo che mi ha fatto strano. Ed è anche questo il motivo per cui appunto non spezzano proprio in due la fiera, sì, non fanno un giorno videogiochi, un giorno youtubers, perché appunto queste persone portano alla fine la fiera ci guadagna, però secondo me chi va lì per i videogiochi ci perde, si perché perde. Comunque lo spazio sia merchandise che in altro viene dato a queste figure, poi adesso il nerdismo è di moda, abbiamo visto c'è di tutto e di più, merchandise anche non solo legato agli youtuber, diciamo prima forse è una bolla che prima o poi sarà destinata a passare. Passerà. Spero passi presto, perché allora resterà su YouTube o in generale nel nostro settore a livello di stampa e quant'altro solo chi primo c'ha magari veramente le palle e secondo c'ha veramente il cazzo, passione. Questo era passione. Quello che volevo dire. E direi che possiamo anche chiuderla qua. Sì, direi che... Se hai qualcosa da aggiungere magari. No, direi che quello che dovevo dire l'ho detto. Ripeto, è stata comunque una fiera godibile, sì, non, è sì, che, no, non è che sia rimasto una merda, però ripeto, sta roba qua degli youtuber, di queste, com'è che si chiamano, webstars. Così è veramente opprimente, veramente opprimente. E poi niente, perché poi non riesci a capire chi sia lì per quelli, chi sia lì veramente per il videogioco, cioè fai una fiera che include due cose che in realtà sono lontane, perché ripeto, quello che gioca Mirror's Edge, cioè quello che segue quegli youtuber lì gioca determinati giochi che sono tre all'anno probabilmente, perché è indirizzato verso quei giochi, non è che non potrebbe apprezzarne altri, è che dice mio idolo gioca questi, gioco questi, cioè è una questione anche un po' così, quindi pensate sempre con la vostra testa che è la cosa migliore e sceglietevi bene gli idoli o gli eroi da venerare, perché veramente queste persone qua, questi mercenari qua meriterebbero di avere questo seguito, tutt'altro. Grazie per aver visto il video. Grazie. Sono un po' malinconica. Sì, no, dai. Però ci stava. Infine, se ci conoscete, mi conoscete, sapete come la penso, quindi dico sempre quello che ho in mente senza particolari problemi. Grazie a tutti, alla grazie prossima. A te, Enzo della compagnia, grazie a Xander che è già andato comunque. E ci ribeccheremo spero presto. Noi ci vediamo alla prossima. Insieme ci divertiamo parecchio. Dai. Stiamo bene insieme. Ciao ragazzi, ciao, grazie. Ciao, ciao a tutti.